Innanzitutto si va a recepire una che sono una legge importante che riguarda la tutela dell'ambiente, che è la 152, e in questo caso possiamo mettere a sistema sia l'importanza della risorsa idrica, ma soprattutto come si integra la stessa all'interno dell'attenzione verso il suolo, la biodiversità e verso l'ambiente. Quindi a maggior ragione questi contratti di fiume non solo vanno a normare quelli che possono essere gli accordi con le regioni limitrofe su quello che è il bene più prezioso, cioè l'acqua, ma consente anche a tanti territori di valorizzare il loro territorio attraverso i finanziamenti strutturati e non quindi quei contributi che possono essere messi a disposizione per creare oasi, per creare attrattività turistica, ricettive e quindi nella stessa misura tener conto che l'ambiente può essere valorizzato, controllato, mantenuto e quindi un valore aggiunto per tutti quanti noi. Ma perché lo richiedono proprio i contratti di fiume? Oggi ne abbiamo finora sottoscritti due, quello del Biferno e quello dell'Alto Volturno, ora bisogna concludere anche quello del lago di Occhito. Ma coinvolgono le amministrazioni, gli enti locali, ecco perché ci sono i sindaci, ci sono i presidenti di provincia, cioè si può valorizzare il territorio che diventa patrimonio indispensabile se si vuole rendere attrattivi i propri luoghi, le proprie zone che sono a vocazione turistica, le zone più sensibili dal punto di vista ambientale, quindi a maggior ragione tutti devono partecipare a questo sforzo comune.